Dracarys. Che cosa mi dice che quel zombie, anzi questi due zombie, uno Edward l'amico di Rebecca, il membro della squadra Stars, e l'altro è questo qui, si alzeranno 100-100? Ma questo è ovvio. Ha funzionato? Sì, che cazzo me lo chiedi? E questo chi cazzo è? Squadra Delta. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Quindi questi stronzi hanno attivato il treno. E l'obiettivo è smascherare per l'ennesima volta le cazzate che fa l'Umbrella Corporation. Comunque quello era Wesker e l'altro penso fosse il dottor Birky, ma non ne sono convinto. Penso. Vabbè, potete immaginare qua, questi due si rialzeranno sicuramente. Io infatti utilizzerò adesso lui, sperando di poter utilizzare lui per tornare indietro, così abbiamo il fucile a pompa, non si sa mai che... PA! Una bella fucilata e ci ritogliamo davanti al cazzo. La situazione sembra brutta. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Ok. Manuale di funzionamento dei freni. E qua dobbiamo fare molta attenzione. L'utilizzo del pannello di controllo. Le seguenti tre operazioni sono necessarie al funzionamento dei freni. Giusto, freni, sì. Attivazione del pannello di controllo. I pannelli di controllo sono situati nelle seguenti aree. Scompartimento del macchinista nel primo vagone. Ok. Cabina posteriore del quinto vagone. Per attivare il sistema Per attivare il sistema è necessario inserire la scheda magnetica nel dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verranno alimentati entrambi i pannelli di controllo. Passo 2. Inserimento del codice nella cabina posteriore. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nella cabina posteriore per disinnescare il congegno. Dopo questa, il codice del compartimento del macchinista può essere inserito. Inserimento del codice nel compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista. Ma l'abbiamo... Ma mi prendi per il culo? Ma l'hai detto due volte. Chi rimane indietro? Rebecca, perché è molto più fragile. Voglio che ci vada a Billy. Quindi tu rimani qua. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. All right. Billy. Billy. What? Be careful. Ma va a cagare. Allora. Questa cosa è scheda magnetica. Per cosa? Prendo le munizioni. Oddio, abbiamo così poco tempo. Ma che è? È la madonnina. Esamina. Questa scheda serve a bloccare la sicura dei freni. Penso sia questa, poi non vorrei dire una cazzata. Io andrei allora, eh? Mo' una marea di zombie, cioè sicuro come la morte. E te pareva? Sì, sì. Rimanete là. Provo a seminarne il più possibile, ma... Non li vedo. Dove cazzo è Edward? Manca Edward.
Dove cazzo è finito Edward? Doveva stare là. Eh sì, vai, pizza party. Gli è scoppiata la testa. Quanti siete? Eh sì, vabbè. Spara! Oddio! No! Fottiti! Andate a cagare, andate a cagare. Non ho più munizioni. Vai. Ma poi che è sta musichetta? Sembra una battaglia di Final Fantasy 7. Eccolo! Addio Edward. Ma lo, l'hai sparato alla mano? Ma sei un coglione! Sei un coglione! L'hai sparato alla mano! Come cazzo si fa a sparare uno zombie alla mano? Ma sei un coglione! Vuole uccidere i zombie non lo so, staccandogli le dita. Dai, 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 dai. Mo sto codice, che cazzo di codice vuole? Ma ce l'abbiamo la scheda. Cazzo, ho capito. Ho capito come funziona il giochino. L'ho capito adesso, perché me ne sono dimenticato. Quindi datemi un attimo, penna, carta, il cervello mi è partito, non riesco neanche a parlare. Avete capito, tra poco. Ok, ci siamo. Abbiamo sbagliato, lo sappiamo, fammi rifare un altro test. Quindi, 2, 4, 4, 5, 5, 2, 4, 4, 3, 3. Yes. Facilissimo. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. No, un altro no. Questo pure è più difficile. Torno tra 2 minuti. Ok, ragazzi, ci siamo. 8, 8, 4. 8, 8, 4. 8, 8, 4, 7. Tra l'altro aveva pure il monitor rotto, quindi bisognava per forza farlo su un foglio di carta. Mamma mia, che velocità sta andando. Boom. Wow, per fortuna sono riusciti ad attivare i freni in tempo, perché sennò lo schianto sarebbe stato devastante. Rebecca? Rebecca? I'm here. Ok, vivi, per forza. Are you alright? Hey. You managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Che? Oh! E questi? Ok. Ancora? Non usare il fucile, ti prego! Allora, la cosa bella è che il...
il treno si è schiantata e non è questa cosa bella, però ci ha lasciato tutti gli oggetti a terra, se non sbaglio, almeno così ricordo. Poi non so se era nella modalità facile sta roba, ma non penso. No, infatti tutti gli oggetti sono qua, come potete vedere, coltello, rampino, penso anche altro troveremo dopo. E niente, il primo capitolo finisce qua, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. E anzi no, non posso neanche chiudere, quello è il bello, perché dobbiamo per forza andare a salvare, quindi proseguiamo ancora per un po'. Prendiamo Billy perché ha veramente tanto spazio libero nell'inventario. Gli facciamo prendere intanto il coltello e anche l'inchiostro per salvare. E il rampino per il momento lo lasciamo. Probabilmente ci servirà di nuovo il rampino. Abbiamo tre proiettili di pistola e uno di fucile. Invece lei ne ha un bel po' di proiettili. Ora sarà importante capire dove siamo andati a finire. The Umbrella Research Center? Il centro di ricerca dell'Umbrella, addirittura. Guardate quel quadro, non vi ricorda anche a voi Resident Evil 4? Quando tipo i cattivoni del 4... È vero, è lui! General Manager, Dr. Era lui! James Marcus. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. È una principiante. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Cosa? Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Ah, è lui, infatti. It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge. Ah, a posto. On Umbrella. Per vendicarmi dell'Umbrella, tu sei il mio amico. Tu, Vlad, sei il mio migliore amico. Dr. Marcus? Ovviamente l'ha ucciso. 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Wesker. Ne sai qualcosa tu, Wesker? Tu e Ada. Comunque la faccenda si fa molto interessante. Almeno per quanto mi riguarda sono super super interessato di scoprire cose nuove. Intanto abbiamo scoperto una cosa importantissima, che intanto il virus T è stato diffuso alla villa, quindi non a Raccoon City, alla villa e sul treno e quindi anche a tutta la zona circostante che ancora non aveva raggiunto Raccoon City, da questo tipo che io ho chiamato Conte Dracula, però poi scopriremo come si chiamerà. Munizioni, buono, e salviamo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, ci becchiamo alla prossima e votate e commentate. Ciao ragazzi!